E finalmente è arrivata la settimana del Condor, la settimana in cui i tifosi del Monza possono sognare. Mi sono spostato un po' di qua perché l'ha appesa, c'è la maglia di Andrea Colpani. Da quando è appesa, devo dire che ha portato davvero molto, molto bene. È la settimana dei sogni, no? Per i tifosi del Monza, anche se poi questa squadra fa già sognare così come messa. La vittoria contro l'Empoli è stata importante, pesante, la prestazione è stata molto buona. Io credo davvero che questa squadra possa andare lontano anche con questo organico. Secondo me questa settimana succederà qualcosa di importante, anche se importante è un aggettivo che dico sempre, prima di partire con i video non devo dire importante perché è un aggettivo inflazionatissimo. Ci sono allenatori che lo mettono in ogni frase, io invece lo vorrei bandire. Perché è un aggettivo totalmente inutile e io invece continuo a ripeterlo. Probabilmente anche i miei video, come dice qualche criticone, no? Sono inutili. Nei giorni scorsi devo dire che molti si sono scatenati e la cosa mi fa divertire tantissimo, non perché voglia mancare di rispetto a chi mi critica o a chi ci scrive, ma perché è divertente, no? Leggere le opinioni della gente, le critiche di qualcuno che evidentemente ce l'ha su con me. È così, ci sta, mica, non bisogna assolutamente pensare di piacere a tutti quanti, anzi, probabilmente piaccio anche a pochi, però va bene così, non è questa la cosa, non è questa la cosa importante. La cosa importante è che il Monza farà, secondo me, degli acquisti importanti. Ecco, Aridaie, questa settimana, secondo me, arriveranno, a parte gli scherzi, dei giocatori funzionali al progetto. Che possano consentire alla squadra di Palladino di fare il salto. Io credo che si lavorerà in uscita, andrà via Andrea Petagna, andrà via forse anche qualcun altro che non rientra nei progetti. Sicuramente arriverà un attaccante, si sta lavorando per Lorenzo Colombo, si sta lavorando per Muriel. Non escludo delle sorprese e soprattutto non escludo delle sorprese, lo dico già da tempo, anche in altri reparti. Perché dobbiamo verificare ancora l'infortunio di D'Ambrosio, io spero davvero che sia una cosa di lieve entità e magari chissà arriverà qualcuno anche in mezzo al campo, anche se poi Paladino è molto bravo ad adattarsi alle situazioni, a cambiare le pedine. Il Monza è una squadra che gioca un calcio totale, vi invito a leggere l'analisi di oggi di Andrea Rurali che vi spiega nel dettaglio come gioca la squadra di Palladino, ma fateci caso, questa è una squadra che dove partecipano tutte la manovra, dove Pablo Marì è probabilmente il primo giocatore che fa partire le azioni, dove Izzo e Caldirola spesso li vediamo in avanti e questo vi fa capire che questa è veramente una squadra dove tutti sono protagonisti in fase di costruzione e tutti sono protagonisti quando c'è da difendere, perché Andrea Colpani, Gianluca Caprari sono sempre i primi a dare una mano, ma anche lo stesso Dani Motta Carabaglio, che magari è poco brillante là davanti, ma perché fa il cosiddetto lavoro oscuro. E credo davvero che il Monza abbia lavorato bene, benissimo. Questa è stata una squadra già pronta per questo campionato e la prova del 9 sarà a Bergamo sabato contro l'Atalanta. Mi auguro di vedere tanti tifosi del Monza a Bergamo perché è un po' veramente una prova del 9 per questo inizio di campionato dove si è fatto magari così così a San Siro, si è fatto molto bene con l'Empoli. Adesso vediamo un po' a che punto è la squadra dopo questi primi 2 mesi di lavoro. Scrivetemi qui sotto la vostra idea, chi arriverà sul mercato, come deve giocare la squadra di Palladino. Riempitemi di critiche, dite che sono scarso. Chi più ne ha, più ne metta. Va bene. Ci risentiamo sicuramente questa settimana con altri video. Io vi aspetto poi lunedì sera. Ferrario lo spediamo a fare il calciomercato. Condurrò io Binario Sport e tornerò alla conduzione come ai vecchi tempi per questa quarta stagione di Binario Sport. Live, l'ultimo giorno di mercato. Partiremo alle 19:30 con Andrea Rurali, Federico Ferrario e tanti ospiti. Mi raccomando, non mancate. Ciao e buona settimana a tutti. Anche i criticoni.